Barbara, anche oggi proseguiamo il nostro viaggio nelle località turistiche, nelle spiagge più belle d'Italia, e c'è veramente una scelta infinita, pressoché infinita. Vogliamo raccontare, oltre che i luoghi stupendi di questo paese, le difficoltà nel cercare di riorganizzarsi in sicurezza dopo la pandemia. E questo riguarda potenzialmente, speriamo, centinaia di migliaia di viaggiatori. E allora ne parleremo con Giacinto Marchionna, presidente del Consorzio Albergatori di Matera, che è in collegamento, ma prima andiamo da Patrizia Angelini, collega del TG1, che è in Basilicata, per vedere prima di tutto com'è andato questo fine settimana. E diamo subito la linea a Patrizia. Patrizia, buongiorno, allora dici dove sei e soprattutto buongiorno. Presentaci anche il tuo ospite. Buongiorno, dalla Perla del Tirreno, i greci la chiamavano la dea del mare, mi trovo a Maratea in compagnia di Gianmarco Russo dell'Associazione Albergatori. E per commentare insieme l'affluenza sulla costa tirrenica di questa parte della Basilicata, ma siamo andati anche sullo Ionio, infatti lo vedremo in questo servizio con un omaggio di Giovannelli, il servizio. Welcome. Siamo a Maratea. Si apre con l'omaggio a Ennio Morricone l'estate da quest'angolo di paradiso incorniciato nei parchi nazionali del Pollino, dell'Appennino Lucano e del Cilento, dove nasce il progetto di sorveglianza sanitaria per i turisti. Costa Tirrenica ha adottato uno screening per tutti gli operatori turistici del nostro territorio, a garanzia a tutti i vacanzieri che scelgono Maratea per le proprie vacanze. Coast to coast con la costa ionica e dando maggiore attenzione al momento che stiamo attraversando. 32 km di spiagge, cale, grotte in tutta sicurezza lungo la costa tirrenica in collaborazione con il litorale archeologico del versante ionico che da Policoro si estende fino a metà punto. Ripartire dal turismo archeologico perché è uno dei modi migliori per ripartire nell'epoca post-pandemica. In un territorio, quello della costa ionica lucana, estremamente ricco di storia e di patrimonio archeologico, quasi fosse un piccolo riassunto di tutta la storia della Magna Grecia. A te allora. Ecco, la sicurezza abbiamo sentito parte da voi operatori turistici, ma come è andato giugno e cosa si prevede per luglio e agosto? Allora, Maratea, destinazione Covid free, grazie al supporto delle autorità sia regionali che locali, sono stati attivati importanti attività, tra cui l'istituzione di un presidio Covid a Maratea, corsi specializzati di formazione su tutto il personale, sulle sanificazioni, adeguamento delle strutture per mantenere le distanze di sicurezza e il rigido rispetto di tutte queste procedure da parte dei nostri futuri ospiti. Questo ci ha permesso di iniziare, diciamo, un periodo un po' scettico su giugno, però i risultati su giugno e luglio ci danno conforto e in base alle previsioni ci aspettiamo circa 80.000 arrivi sul mese d'agosto. Dunque siamo veramente ottimisti e ci sentiamo di dire che di scegliere la nostra destinazione perché ci siamo attivati e per garantirvi il massimo della sicurezza. Oh, questo sulla costa del Tirreno, ma vediamo in studio cosa succede nello Ionio. A voi studio. Ciao, grazie Patrizia, grazie al tuo ospite. Noi in realtà andiamo a non solo spiagge, anche alle città stupende che offre la Basilicata. Matera è stata città della cultura, ha avuto l'attenzione di tutto il mondo. Andiamo da Marchionna, Giacinto Marchionna, che abbiamo presentato, presidente degli albergatori di Matera. Qual è la situazione? Cosa state mettendo in campo per far tornare i turisti? Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Sì, noi come Consorzio Albergatori Matera abbiamo lavorato ad un progetto che si chiama Matera Sorride. Matera Sorride ha previsto l'adozione di un manuale che ha permesso la formazione degli operatori turistici
e l'adozione di misure di precauzione per combattere appunto il contagio. Andando più nel pratico, abbiamo voluto comunicare una Matera destinazione serena e sicura, una destinazione in cui i turisti possono venire in totale relax grazie a queste misure. Quindi parliamo nell'operativo di check-in anticipato, quindi dell'invio dei documenti in fase di pre-soggiorno, il buffet servito dagli operatori addetti alle colazioni, nonché la colazione servita alla carte. La sanificazione con il perossido di idrogeno, un personale munito di mascherina, e quindi questa operazione è stata poi estesa anche alla stessa Maratea, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e anche alla Costa Ionica, un'iniziativa privata, quindi parliamo di una destinazione sicura dove è possibile appunto fare turismo esperienziale, turismo archeologico, turismo balneare, turismo nautico, una destinazione che vi attende e che insomma in quest'anno è appunto il momento migliore per visitare le nostre aree, ecco, perché ecco, appunto... Ecco, volevamo proprio chiedere questo, insomma, turismo vuol dire relax, svago per milioni di italiani, ma anche lavoro, reddito per tutti i lavoratori di questo settore. Ecco, come sta andando la stagione, gli arrivi e soprattutto che cosa vi siete inventati anche per attirare ancora di più turisti italiani, immagino ancora di più? È stato un giugno che è partito con entusiasmo e anche con appunto col sorriso. È chiaro che le difficoltà ci sono, infatti giugno è partito un po' con affanno, ma oggettivamente come in tutta Italia. Luglio notiamo dei segni di ripresa anche con l'apertura delle strutture ricettive che a giugno appunto erano un po' titubanti sul momento storico. Agosto sicuramente sarà un mese buono, è chiaro che dal punto di vista proprio oggettivamente manca il turismo organizzato, manca il turismo straniero, per cui i nostri operatori sono davvero coraggiosi a garantire l'apertura e a garantire l'offerta turistica di altissima qualità. Matera, la Costa Ionica hanno un'offerta ricettiva che è nata negli ultimi 10 anni, quindi un livello qualitativo degli standard molto elevati, a differenza magari di altre destinazioni dove si è già alla terza, quarta generazione del turismo, quindi dove c'è la possibilità in questo momento di approfittare per una ristrutturazione. Qui da noi non è così, siamo aperti e siamo coraggiosi e aspettiamo appunto i tanti turisti che vorranno scegliere Matera e la Costa Ionica. E ce l'auguriamo davvero tutti quanti, perché sono posti bellissimi, sono posti davvero...